Buonasera a tutte e tutti e grazie per la vostra presenza. Grazie al CESPI per aver voluto ospitare questa nostra discussione, al direttore Daniele Frigeri che è qui con noi. Voglio ringraziare innanzitutto i nostri ospiti, partendo dall'ambasciatore della Repubblica Islamica d'Afghanistan, Khaled Ahmad Zakria, che ha avuto appunto la volontà di partecipare a questo evento, e le nostre panelist, a partire dal giornalista, il dottor Domenico Quirico, uno anche degli autori del libro che oggi discuteremo, Farhad Bitani, che già avevamo avuto in un nostro incontro precedente 2 anni fa circa, quando ancora probabilmente la situazione non era precipitata così nel paese, anche se appunto la storia dell'Afghanistan, almeno quella contemporanea, ci ricorda anche comunque, è stata contrassegnata purtroppo da eventi non proprio piacevoli. Ringrazio la collega, l'analista del CESI, Centro Studi Internazionali, Francesca Manenti, e il presidente della Commissione Esteri del Parlamento, l'onorevole Piero Fassino. Voglio innanzitutto iniziare brevemente una brevissima introduzione per introdurre appunto l'argomento di oggi. Parliamo dell'Afghanistan. Ora, con gli eventi che si stanno avendo in Ucraina, parlare di Afghanistan sembra un po' qualcosa di fuori luogo in un certo senso, anche se non lo è in realtà appunto, perché appunto è una questione che probabilmente anche oggi probabilmente da occidentale in un certo senso, verrebbe un po' da pensarci su. Tuttavia è necessario perché, seppur apparentemente appunto vediamo la guerra oggi in Ucraina che la sentiamo molto vicino perché all'interno dei confini europei, beh, di fatto però gli eventi che hanno scosso l'Afghanistan almeno negli ultimi 20 anni, se non ancora prima, ci dicono che comunque la questione è molto più vicina a noi. L'abbiamo visto ultimamente, ma era soltanto la punta dell'iceberg con i migranti a confine tra Bielorussia e Polonia, migranti arrivati dopo appunto l'abbandono delle forze straniere nel paese e il ritorno al governo, se così possiamo definirlo, dei talebani. Ho letto, e onestamente non tutto il libro Addio Kabul di Farhad Bitani e Domenico Quirico. E mi sono venute un po' subito davanti due aspetti fondamentali. Uno è su un capitolo che si chiama appunto è intitolato Il tradimento. Questa cosa mi è venuta appunto poi in mente un altro tradimento, subito alla luce appunto. Il tradimento è quello che quando ho iniziato a studiare la storia contemporanea dei paesi arabi era il tradimento aggettivato con occidentale in riferimento alla storia che aveva contraddistinto i paesi arabi prima, durante e appena successivamente alla prima guerra mondiale, ovvero quando appunto i popoli arabi, se così possiamo definirli in modo molto superficiali, di fatto aiutarono le potenze europee, Francia, Gran Bretagna soprattutto, nella cacciata dell'impero ottomano, il crollo dell'impero ottomano, però per poi appunto farsi con appunto l'auspicio di creare poi la tanto amata e desiderata nazione araba, e poi non se ne fece più nulla perché appunto poi l'accordo di Sykes-Picot aveva dato tutto un altro approccio al mondo, diciamo, chiamiamolo arabo, arabo e musulmano. E mi sembrava appunto un paragone forse non proprio calzante, viste le dinamiche e i meccanismi sociali e politici che si sono verificati in Afghanistan, ma che tuttavia vede il protagonismo occidentale. Il dottor Quirico nell'introduzione del libro dice: beh, parliamo d'Afghanistan da occidentali, forse ce ne dovremmo un po', in un certo senso, vergognare, o perlomeno arrossire, insomma, no? E appunto perché di fatto non abbiamo mai, come appunto riportato dal dottor Quirico, non abbiamo mai voluto capire il paese. Di fatto non abbiamo voluto capire perché si vede un po' anche in questi giorni, nella narrativa dell'invasione russa contro l'Ucraina, no? È questo trattare sempre il diverso, l'altro, come altro, appunto. C'era un intellettuale palestinese, Edward Said, che nel suo libro Orientalismo un po' sviscerava
questo aspetto, appunto, non comprendere l'altro, se, o perlomeno comprenderlo, ma attraverso la nostra lente. E secondo me questo è un po' anche il difetto che abbiamo avuto e continuiamo ad avere probabilmente con popoli altri e probabilmente lontani rispetto a, ai nostri canoni. Io non voglio dilungarmi molto, visto anche che poi appunto vari impegni dei panelist purtroppo non ci permetteranno di allungare troppo. E quindi io su questa base, su questa, anche sulla, appunto, sia su quel capitolo, ma anche sull'introduzione, vorrei lasciare la parola al dottor Domenico Quirico. Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente lei ha ragione. Cioè, parlare di Afghanistan in questi giorni ha un sapore vagamente metafisico, nel senso che probabilmente noi non riusciamo ad affrontare più di un guaio per volta. Passato uno, passiamo all'altro. E stiamo diventando, questa forse è una considerazione che dovremmo fare rapidamente, come il nostro problema è portare via la gente, aiutare la gente ad andare via dal luogo in cui vivono. Cioè aiutarli a scappare. Non so se questa sia la funzione dell'Occidente, nel senso in cui abbiamo considerato l'Occidente, lo abbiamo usato questa parola fino all'altro ieri. Oggi credo che sia assolutamente improprio parlare ancora di Occidente. Diciamo, ci sono vari Occidenti, alcuni accettabili, altri un po' meno. Allora, abbiamo fatto male a dimenticare in fretta l'Afghanistan e gli afghani. Perché, e qui leggo le due cose e quindi restituisco una assoluta, come dire, attualità alla vostra iniziativa. Perché l'Afghanistan era, se l'avessimo analizzata bene, ci avrebbe permesso di capire molte cose che poi hanno portato all'Ucraina. Nel senso che la sconfitta totale, assoluta, per molti aspetti anche umiliante, direi scenograficamente umiliante, degli americani e dei loro alleati, ma questo il loro rilievo era minore. Noi siamo andati lì perché siamo andati dietro agli Stati Uniti, non è che siamo andati perché ci volevamo andare. Degli americani a Kabul, nei giorni convulsi e tremendi dell'agosto scorso, al contrario di quanto abbiamo fatto noi, che lo abbiamo rapidamente emarginato come se fosse vabbè, un accidente, l'Afghanistan, un posto impossibile, lasciamolo ai loro affari, ci avrebbe, per molti altri soggetti dello scenario geopolitico mondiale, è stata una lezione da osservare con grande cura, da mettere sotto il microscopio, perché alcuni personaggi che vogliono, diciamo in modo un po' generico, rifare l'equilibrio geopolitico mondiale, ricostruirlo su degli assetti e su delle basi diverse, hanno cominciato a dire, ma guarda un po', gli americani sono stati 20 anni in Afghanistan, proclamando grandi progetti di modernizzazione, trasformazione del paese, la sua omologazione all'interno della globalizzazione americana, perché questo è, del mondo, e dopo 20 anni riconsegnano il paese a quelli a cui l'avevano, diciamo, tolto nel 2001, con una circolarità del tempo che ha in una parte del mondo che non è la nostra ha un significato assai più grande di un significato storico, un significato quasi sacrale o se volete metafisico. Il tempo torna indietro alla sua radice iniziale. Questa è una lezione che molti leggono come noi non sappiamo leggere. Hanno dispiegato, dilapidato centinaia di milioni di dollari in questo progetto, hanno ucciso e hanno subito delle perdite, diciamo non enormi loro, enormi quello degli afghani che hanno combattuto sotto le bandiere dei nuovi governi che gli americani hanno imposto lì, e se ne vanno. Quale dimostrazione più matematica c'è della incapacità o della debolezza americana nel tenere in piedi quello che è il loro assetto del mondo? Allora, perché non proviamo a verificare questa debolezza anche in altri luoghi? Uno di questi
di costoro che hanno fatto questo ragionamento è Vladimir Putin. Perché quello che gli americani non hanno fatto in Afghanistan dovrebbero farlo in Ucraina. Boh, in fondo la Crimea me la sono presa praticamente senza alcun problema, perché le sanzioni credo che possano andare meglio per fare i titoli sui giornali che per disturbare Putin. Il Donbass quasi quasi già me lo sono recuperato, anche se ho dovuto, come dire, condurre una guerra a bassissima intensità per 8 anni, perché non provare con un boccone più grosso? L'Ucraina per ristabilire un nuovo equilibrio in Europa. Allora, questo è uno dei personaggi che, al contrario di noi, ha ragionato molto sul modello afghano. Un altro è il signore della città proibita, che ha anche lui un elemento territoriale da ricondurre all'ovile cinese, che è Taiwan, in cui tra l'altro forse addirittura più ragioni pregiudiziali di quanti ne abbia Putin a prendersi l'Ucraina, perché in fondo il diritto cinese di riprendersi Taiwan come parte della Cina, bene o male, gli è stato già riconosciuto persino dagli americani. Perché non provare anche lì? E vediamo se gli americani hanno voglia e i mezzi per difendere Taiwan. Io fossi uno che abita a Taiwan, avrei una gran paura in questi giorni, perché poi cosa farà la Cina? Diciamo che lo vediamo da oggi in avanti. Fino adesso c'erano le Paralimpiadi, si sono messi in una specie di bolla della pace universale, poi da oggi in avanti cominceranno a ragionare. Allora, l'Afghanistan è stato tutto questo, ed è stata la dimostrazione che noi, gli americani soprattutto, sono stati 20 anni in un luogo, lo hanno totalmente governato, perché gli americani hanno per 20 anni controllato tutto in Afghanistan. La politica, la sicurezza, l'esercito, l'economia, che era sostanzialmente un'economia di assistita. Infatti appena sono stati chiusi il rubinetto degli aiuti cosiddetti umanitari, l'Afghanistan è precipitato nella carestia di tipo biblico. Allora, hanno controllato tutto e non hanno cambiato niente. Il senso, credo, della mia conversazione, che poi è diventato libro con Farhad, e poi lui la racconterà in modo più dettagliato interno di quanto possa fare io, è che l'Afghanistan è rimasto sostanzialmente lo stesso. Cioè il villaggio Potemkin della trasformazione, della modernizzazione e della democratizzazione dell'Afghanistan era un villaggio Potemkin, cioè valeva in 2 o 3 grandi città, o soprattutto nella capitale Kabul, e il resto del paese ha continuato a vivere secondo i ritmi, le regole, le leggi e la struttura di quello che era prima dell'arrivo degli americani, perché nessuno, tantomeno gli americani, si è mai assunto il compito ciclopico di andarlo a cambiare, per cui l'Afghanistan ha continuato a vivere con nulla che faceva giustizia, con le donne stracoperte di burche, sopra burche, sotto burche, con un'economia pastorale o con l'oppio o poco più, e non è cambiato niente, per cui i talebani, che nel 2001 erano stati, diciamo, non annientati, ma semplicemente spostati più ad est, quando hanno ripreso il loro vecchio modo di combattere, che era quello dei Mujahideen prima di loro, con cui hanno cacciato i sovietici, non è che sono arrivati in un paese che non riconoscevano più. Sono entrati nel paese che era loro, come era esattamente nel 2001. Questo ne ha la pazienza con cui hanno atteso che gli americani si stufassero, non fossero più in grado di reggere all'urto, allo sgretolamento progressivo del loro potere in Afghanistan. Un talebano nato, poniamo, che avesse 20 anni nel 2001 e che adesso ne ha 40, avanzando verso Kabul, non è che è andato su Marte, come sarebbe stato ipotizzabile se veramente gli americani e gli occidentali avessero cambiato quel paese.
ha avuto qualche moto di sorpresa, perché sono cose che non aveva mai visto quando è entrato a Kabul. C'erano l'immagine delle facce di questi giovani guerriglieri che si guardavano attorno, c'erano i negozi, le cose, roba che non erano i palazzi in vetro cemento, che non avevano mai visto, perché hanno sempre vissuto sulle montagne e nei villaggi fatti con la mota e la pietra. Allora, il bilancio di 20 anni di Afghanistan, che è fallimentare, totalmente fallimentare per l'Occidente, per gli Stati Uniti soprattutto, è la dimostrazione che diciamo la leva della promessa di un'occidentalizzazione, di una modernizzazione del paese secondo gli schemi, i parametri che noi consideriamo sempre vincenti, il libero mercato, la democrazia, ambaradan vari, non funziona per niente. Soprattutto quando queste promesse di modernizzazione, di trasformazione, di democrazia e compagnia bella sono delle bugie, come erano esattamente le bugie che abbiamo raccontato agli afghani nel 2001. Perché nessuno ha mai, tantomeno a Washington, ha mai veramente voluto trasformare il paese, modernizzarlo e democratizzarlo. Tanto è vero che l'ha affidato ad una banda di manigoldi, di criminali, che lo hanno gestito a loro immagine e somiglianza dal 2001 al 2021. E qui mi fermerei. Grazie, dottor Quirico, per questa sua testimonianza, anche insomma, da esperto e profondo conoscitore del paese. Ma in realtà tali aspetti erano venuti fuori anche nel precedente incontro che abbiamo fatto insieme a Farhad. Tra l'altro il CESPI ha anche pubblicato diversi documenti, soprattutto articoli di analisi fatte da afghani, e di fatto restituiscono un po' nella maggior parte dei casi restituiscono una tale situazione che di fatto ha fatto emergere le criticità che lei ha appena sottolineato, e ha fatto emergere anche i limiti appunto dell'azione degli Stati Uniti e degli alleati degli Stati Uniti. Naturalmente la situazione sul campo oggi la conosciamo più o meno bene, almeno da parte degli analisti ed esperti. E quello che su cui bisognerebbe interrogarsi un po' di più, e qui chiedere l'aiuto del presidente Fassino, su come invece bisognerebbe ora gestire la situazione, che di fatto resta molto, molto complicata sul campo. Darei la parola al presidente. Grazie. Il microfono, presidente, scusi. Grazie, buonasera, spero mi ascoltiate. Chiedo scusa se intervengo adesso e poi vi lascerò, ma è una giornata piuttosto intensa perché alla Camera è iniziato il dibattito sul decreto Ucraina, che deve essere approvato entro domani sera, ed è un decreto la cui titolarità è della Commissione Esteri, quindi devo seguire questo dibattito. Contemporaneamente sono collegato online con il Consiglio d'Europa, dove c'è l'assemblea straordinaria che dovrebbe decidere la sospensione della Russia dal Consiglio d'Europa, quindi, e tra poco ho anche una riunione della Commissione Esteri con il Deputy Assistant della Segreteria di Stato americana Escobar, quindi mi infilo rapidamente in questo dibattito chiedendo scusa evidentemente a tutti gli amici e gli interlocutori, ringraziando il CESPI per averlo promosso, ringrazio l'ambasciatore afghano con cui siamo in contatto permanente, ringrazio Farhad Bitani e ringrazio la Francesca Manenti come Domenico Quirico. Ho ascoltato le ultime parole di Domenico Quirico, che mi pare sottolineano una cosa, la necessità di una riflessione su cosa è stata la vicenda afghana, che fino ad oggi non è stata sufficientemente, diciamo, fatta, se non, diciamo, dagli articoli che lo stesso Quirico ha pubblicato la Manenti, alcuni libri come quello di Farhad Bitani,
Però una riflessione su tutta questa vicenda, diciamo soprattutto una riflessione da parte degli attori politici e istituzionali finora non c'è stata e io credo che sia necessaria farla e i dibattiti come questo e anche il libro di Bitani danno un contributo importante. La domanda che mi è stata posta, a cui cerco di rispondere brevemente per poi appunto lasciarvi perché alle 17 ho la riunione della Commissione Esteri con questo ospite, è diciamo una domanda complessa, che cosa fare adesso? Noi abbiamo davanti tre possibilità, adesso per usare uno schema molto semplice. Uno è prendere atto che ci sono i talebani, acconciarsi alla situazione e diciamo stabilire relazioni con i talebani così come si sono insediati a Kabul, che è un'ipotesi che io trovo non praticabile, perché non abbiamo avuto nessuna garanzia, nessuna tutela, nessuna diciamo, opportunità di verificare che i talebani che sono arrivati al governo oggi non perseguano le stesse strade che hanno perseguito nel passato, ancorché sia vero, come tutta una serie di analisi ci dice, che il movimento talebano, che peraltro è una costellazione di anime e di sottocorrenti, non sia esattamente quello di 20 anni fa, questo è del tutto ovvio e ragionevole, però diciamo gli elementi caratterizzanti fin qui le azioni del governo talebano non ci fanno pensare che ci sia uno scostamento significativo sia in materia di diritti sia in materia di diciamo rispetto di quelli che sono gli standard minimi per una società in cui ciascuno possa vivere liberamente. Quindi credo che l'ipotesi di prendere atto semplicemente che ci sono e stabilire un rapporto con loro non sia l'ipotesi migliore, anche se è già perseguita da alcuni, per esempio proprio dagli americani, che a Doha stanno negoziando con i rappresentanti di questo governo. La seconda ipotesi è un'ipotesi assolutamente di scuola, ma che non esiste, e cioè di fomentare e sostenere una forma di lotta politica e anche armata, di come dire, ricominciare in una ipotesi bellica che consenta di liberare il paese dagli afghani. È puramente un'ipotesi di scuola, non c'è nessuna condizione per realizzare una cosa di questo genere, non c'è neanche... Non si vede neanche chi si assumerebbe la responsabilità di sostenerlo. La terza ipotesi è l'unica, che è quella che dal primo giorno dell'insediamento dei talebani continua a essere, diciamo, evocata e su cui si può ragionevolmente pensare che molti attori possano essere interessati e possono quindi concorrere a sostenerla, ed è quella del famoso governo inclusivo, cioè un governo che non rinuncia ovviamente a fare i conti con la presenza talebana, ma al tempo stesso chiede che chi guida l'Afghanistan non sia l'espressione soltanto del movimento talebano, ma sia in grado di associare anche altri settori della società. Anche questa è una soluzione impervia. Ricordo che molti esponenti politici non talebani sono rimasti in Afghanistan in una condizione di molto precaria, non dico di cattività, ma di quasi cattività e comunque di forte controllo dei loro movimenti, della loro attività e quindi diciamo che ci sia una grande disponibilità da parte dei talebani a interloquire con forze non talebane è tutto da verificare. Però io credo che sia l'unica soluzione, quella di lavorare per un governo inclusivo. Perché dico l'unica soluzione? Perché una soluzione di questo genere non rifiuta, non rinuncia a prendere atto che i talebani sono il governo del paese. Al tempo stesso non rinuncia al fatto però che ci voglia un governo che sia garante di diritti e di stabilità e di sicurezza che oggi il governo talebani non garantisce. E in terzo luogo perché penso che su un'ipotesi di governo inclusivo si può ragionevolmente sperare un'iniziativa, un sostegno della comunità internazionale e segnatamente dei paesi della regione. Il Pakistan, che è il paese da sempre più coinvolto nella vicenda afghana, sostiene con grande determinazione la necessità di un governo inclusivo, anche preoccupato dei fenomeni talebani pakistani interni, che ovviamente diciamo, sono un fattore di inquietudini e destabilizzazione della situazione pakistana.
La Cina, io credo, possa essere interessata a sostenere un governo inclusivo, perché la Cina ha interesse in ogni campo, compresa la crisi ucraina di queste settimane, a non, diciamo, a che la condizione, lo scenario internazionale non siano caratterizzati da fattori di instabilità. La Cina, come sappiamo, ha un obiettivo nel 2049 di diventare il primo paese, il paese più forte al mondo da ogni punto di vista. Questo tipo di obiettivo lo si persegue soltanto se il quadro della globalizzazione economica e politica non è turbato da crisi, guerre e diciamo instabilità particolarmente drammatiche. Quindi la Cina può essere indotta ovviamente ad avere un Afghanistan con un governo più inclusivo e più stabile. Lo stesso l'India, anche se l'India, e lo dico anche per esperienza personale, è un paese particolarmente, diciamo, che applica in modo assolutamente fermo il principio di non ingerenza nella vita dei paesi altrui, anche a scapito della tutela dei diritti democratici. Lo dico per questo inciso. Io ho fatto per 4 anni l'inviato speciale, per di più di 4 anni, per 5 anni l'inviato speciale dell'Unione Europea per il Myanmar. L'unico paese che non ha dato una mano a far evolvere la situazione del Myanmar è l'India, cioè il paese democratico più grande del mondo, perché la loro applicazione della regola del principio di non ingerenza esclude qualsiasi iniziativa che vada al di là dei confini indiani. Tuttavia l'India è un paese forte del continente e quindi è interessato. Credo che anche la Russia sia interessata tutto sommato a una condizione di stabilità e di sicurezza, memore del fatto che l'Afghanistan è stato per la Russia, come dire, un paese particolarmente drammatico e critico. E in fondo, diciamo, poi tutta la comunità internazionale occidentale, nel momento in cui non rifiuta di riconoscere che i talebani ci sono, però è chiaro che li vuole dentro un involucro più ampio, e quindi le Nazioni Unite chiedono questo in tutte le risoluzioni che ci sono state, e lo chiedono, e questa è la cosa più importante, mi sembra, le forze afghane che non si riconoscono i talebani, sia quelle che vivono in Afghanistan, sia quelle che stanno diciamo all'estero. Sappiamo che molti leader che erano avversari dei talebani si sono trasferiti, chi in Qatar, chi in Pakistan, chi in India, chi in altri paesi. Non esiste oggi un fronte dell'opposizione unita, come sappiamo, esiste, come dire, un consiglio nazionale che può essere forse un punto di riferimento di tutte le differenti forze afghane, anche se più sulla carta che nella sua effettività, però tutte le forze afghane chiedono il governo inclusivo, cioè accettano anch'esse sostanzialmente il fatto che con i talebani bisogna fare i conti, ma naturalmente chiedono una interlocuzione che porti ad una soluzione politica che dia legittimazione piena a tutte le diverse anime e componenti afghane. Quindi io penso che questo sia lo scenario che abbiamo davanti, poi certamente l'ambasciatore afghano aggiungerà su questo cose più precise e più attente, ma questa credo sia la prospettiva per la quale bisogna lavorare. Nel lavorare per questa prospettiva, e chiudo, non dimentichiamo però appunto il punto di inizio di questo dibattito, perché per fare le scelte giuste per l'oggi e per il domani bisogna anche avere una lettura sufficientemente attenta e critica di quello che ci sta alle spalle per non commettere nuovamente gli errori che sono stati commessi. Mi fermo qui, mi avvisano che il mio ospite che è in audizione per la commissione sta salendo le scale della Camera, e quindi vi ringrazio molto e auguro successo al dibattito e al libro, il migliore successo. Grazie. Grazie Presidente Fassino, grazie per il suo intervento. Giusto un piccolo punto, e farò uno switch in inglese. Just a little remarks for His Excellency Ambassador Khaled Ahmad Zakria. I will try to summarize all the points we touched during this meeting, and I would leave you the floor at the end just for the conclusions if you want. Ok, thank you. Ritornando a noi, e rispetto a quello anche che è stato detto,
e anche all'approccio un po' che il CESPI ha avuto non solo per l'Afghanistan, ma anche per altri contesti. Diciamo che abbiamo sempre un po' preferito in qualche maniera una visione interna dei contesti e quindi avere anche una voce, lo hanno dimostrato un po' i nostri articoli sul nostro portale Mondopoli, che appunto scritti da nostri ricercatori, collaboratori direttamente sul posto, l'abbiamo fatto anche quando abbiamo analizzato diversi contesti in Nord Africa e Medio Oriente, nel Sud America. Naturalmente in questo incontro secondo noi è importante avere, ecco perché abbiamo voluto fortemente per la seconda volta, per il secondo libro con noi Farhad Bitani. Anche la scorsa volta appunto aveva dato un suo inquadramento della questione afghana, ma che tuttavia appunto purtroppo visto anche i risvolti e anche i cambiamenti sul campo, crediamo che sia anche importante avere appunto una voce interna che con il suo libro, ma in questo caso anche a voce, avere una panoramica appunto a partire proprio dal suo libro, una sua vista, un suo punto di vista sulla situazione. Quindi lascerei la parola a Farhad Bitani, che è appunto l'autore insieme a Domenico Quirico di Addio Kabul, che è il libro dal quale abbiamo fatto iniziare questo nostro incontro. Prego Farhad. Buonasera a tutti e grazie per questo invito. Io, come lo sapete, io anche del primo libro, anche quando scrivevo, parlavo dell'Afghanistan anni fa, descrivevo da questa situazione che in questo momento abbiamo trovato in Afghanistan. Perché già era palese dal primo arrivo degli americani, lo sapevano che questo interessamento americano sull'Afghanistan era solo interesse politico e l'obiettivo americano era. Non lo già dal primo giorno, dal 2001, America non fregava niente dell'Afghanistan, come dal primo momento quando l'America è entrato nell'Afghanistan, attende che ha speso miliardi di dollari nel nome della democrazia, già il primo governo che ha fatto lo sapeva che l'Afghanistan non andava avanti, perché il governo fatto dai Karzai da parte degli americani era già un governo totalmente corrotto. L'ha presi tutti ex criminali del passato, della guerra civile afghana, dei Mujahideen, l'hanno portato in governo, l'hanno fatto un governo fatto. Ma solo che la differenza dal tempo dei Mujahideen, che erano quelle stesse persone, erano criminali che facevano guerra fra loro, l'hanno portato, hanno fatto un governo, hanno dato nome della democrazia, l'hanno fatto un governo totalmente. Un governo che in questo momento tutti i loro leader li troviamo in Turchia, in Dubai, in tutto, ma non li troviamo come profughi che non hanno niente. Lo troviamo come businessman, come miliardari in Turchia, in cosa. Ieri sono tornato dalla Turchia. Sono andato per un problema di salute per una settimana, ma mi ha curiosito tanto la vita dei ex governanti afghani, mi ha fatto rimanere 15 giorni. Io passavo da Turchia, le zone più belle, le vedevo, le ville di Chia e dell'Ata Muhammad Nur, villa di Chia del Dustem, villa di Chia del Fahim, Marshal Fahim. E io sono rimasto scioccato. Allora ho detto, caspita, questi miliardi di dollari che spendevano in nome del popolo afghano andavano nelle tasche di questi. È quella che l'ha portato il talibani il potere. Un esempio che dal primo giorno che non abbiamo fatto sull'Afghanistan, che noi non abbiamo lavorato sul popolo afghano, non abbiamo lavorato sull'afghano, sul problema dell'Afghanistan, e l'Afghanistan che soffre da 40 anni, non adesso, la generazione Afghanistan che 3 milioni di esseri, cerca di 3 milioni di esseri umani sono morte, la causa cosa era veramente in Afghanistan, cosa ha portato Afghanistan alla distruzione? Quello non abbiamo mai calcolato. Mi ha fatto ricordare la storia di un bambino. Un bambino, un 7 anni, entra a casa, suo papà che lavorava tutti i giorni, la mattina fino a sera, un giorno chiede a suo papà di giocare con lui. Visto che papà era troppo stanco, non poteva giocare con figlio, davanti sul tavolo aveva una mappa del mondo, cartaccia, prende questa mappa questo padre, le strappa pezzi pezzi, le dà il figlio, le dice: figlio, mi costruisci questa mappa? Così papà dice: mio figlio mi comincia a costruire questa mappa, perde il tempo,
io mi riposo, no? Papà non immagina mai che questo bambino riesce a costruire questa mappa del mondo. Dopo mezz'oretta il figlio le porta la mappa, fatta tutto. Dice: papà, ho fatto. Papà diventa curioso, ma com'è possibile un ragazzino da 7 anni riesce a mettere tutta la mappa del mondo giusto, dove ci sono i paesi che questa bambina non lo sa, a fianco di quel paese, mette tutto giusto. Chiede al figlio, mi dice: figlio, ma hai fatto, mi hai costruito questa mappa? Ma come hai fatto? Chiede il figlio. Il figlio dice: io non ho lavorato sulla mappa, papà. Guarda dietro la mappa, quando il padre gira dietro la mappa, vede un disegno da un uomo. Per costruire il mondo, il bambino ha cominciato a lavorare i pezzi sull'uomo. L'ha fatto dopo braccio, cosa viene, tutto. Quando ha costruito l'uomo, dietro la mappa automaticamente si è costruito. Per portare la pace in Afghanistan, dal primo giorno che gli americani sono arrivati, per avere veramente quella democrazia che noi parliamo in Afghanistan, dovevamo lavorare sull'Afghani dal primo giorno. Noi non abbiamo fatto questo. 20 anni abbiamo focalizzato le città più grandi. Kabul, Mazar, Herat. 20 chilometri di Kabul non esisteva nella luce. 20 chilometri di Kabul donne erano sottomessi. 20 chilometri di Kabul applicavano la legge di Sharia. E tutta questa responsabilità che abbiamo così, non dipende, se avevamo responsabilità 50% del popolo afghano, ma più del resto tutta la responsabilità aveva l'America. Un ministero che quando metteva in governo, un governatore quando era diventava governatore senza permesso dell'ambasciata americana non poteva diventare. L'America a noi ha fatto un governo totalmente corrotto. Guarda che il governo precedente afghano era totalmente un governo corrotto. Erano noi sulle oppie eravamo 20% coltivazione dell'oppio, l'arrivo dell'americano l'ha fatto aumentare 100%, siamo diventati primi nel mondo, siamo diventati il capo delle pulizie, il governatore, più che erano governatori, più che erano capi della polizia, erano più trafficanti della droga, erano commercianti della droga più grande del mondo erano. E questo ha portato fallimento della democrazia in Afghanistan. Questa La responsabilità, altra cosa era della propaganda mediatica. Purtroppo noi siamo molto capaci in Europa di fare diventare un assassino eroi e un altro eroe non eroe. Poi cosa abbiamo fatto in tempo arrivo dei americani? L'abbiamo riempito il carcere delle persone innocenti. Voi lo sapete che se un comandante di ex governo, un generale di ex governo, io ex governo dico, ma ero ex governo, 80% erano composti dai ex criminali dei mujahideen, no? Un kamikaze in tempo di ex governo costava $200,000. Magari se io avevo qualcuno vicino da casa mia che era un contadino che così, per prendere soldi americani, dicevo quello è un talibano, lo prendevano, lo mettevano in carcere, riempivano in carcere la cosa, bombardamenti sulle matrimoni dei civili e tutto il resto, quell'80% dell'Afghanistan che già era abbandonato in questi anni, ha portato dare forza a talibani a prendere il potere. Guardate che non dobbiamo dimenticare, io sono una persona, non so, io sono una persona che la mia famiglia ha sofferto più di qualsiasi afgano, qualsiasi persona nella politica afghana in Afghanistan. Mio papà è stato uno dei carcerati nel carcere privato di Mullah Omar in Kandahar, era 3 anni con una condizione del condanna da morte. Noi abbiamo sofferto come la famiglia, ma vi dico, una persona come me le disse: i talibani hanno preso il potere senza fare la guerra in Afghanistan, con un vergognoso accordo in Qatar con i talibani, dove perché l'hanno preso il potere? Perché gli afghani non hanno combattuto come ucraini in questo momento che combattano? Perché purtroppo il governo che c'era in questi 20 anni, la gente era stancata, la gente è stancata dalla corruzione, la gente era stancata del criminale che avevano questa cosa, e questo ha portato che i talibani in 25 giorni hanno preso totalmente i poteri in Afghanistan, dove in questo momento gli afghani sono vittime del mondo. Primo giorno, per togliere la vergogna, abbiamo riempito le aerei, portati in Europa. In questo momento cosa abbiamo fatto? Quelli che sono in Europa sono abbandonati. E piccolo esempio posso darla, che ho visto con i miei occhi: noi abbiamo portato 7.000 afghani in Italia, gli afghani che sono da 7 mesi in casa, adesso lo stanno dicendo alcune città,
dovete uscire, dovete trovare le case per voi perché c'è emergenza dell'Ucraina. Vuol dire questo, che tutte le casine che c'è in Afghanistan, tutto il governo che c'è a mano dei fondamentalisti in questo momento in Afghanistan, l'Afghana è proprio uscito dalla moda dell'Occidente, dalla moda del parlare occidente. Questa porta alla preoccupazione, questa porta alla forza del fondamentalismo ancora, e ancora non abbiamo capito che il chiave dei talibani a mano di chi sono. Ma noi non abbiamo mai voluto di fare un governo tecnico in Afghanistan. Noi abbiamo mai voluto di portare le persone che meritano, di portare, che costruire l'Afghanistan veramente il problema d'Afghanistan non ha portato. Perché? Perché non cerchiamo mai il fondamentale paese che ha chiave dei talibani a mano, che sono Pakistan e servizi segreti del Pakistan, l'ISI. Perché il gruppo dei Haqqani, che in questo momento ha 80% decisivo potere dentro i talibani, sono tutti controllati del ISI del Pakistan, sia del Sarajuddin Haqqani, del fondatore del loro, sia il figlio, tutto il resto. Sono tutti controllati. Noi abbiamo dimenticato l'Afghanistan, questo dimenticare dell'Afghanistan porta milioni di vittime nella moda, una generazione di 35 milioni di persone che vediamo che futuro avranno. Questa rimarrà sempre una domanda, a fianco di questa domanda sarà in questo fallimento della democrazia che dimostrato. Grazie Farhad per questo tuo intervento, molto sentito naturalmente, visto che appunto è vissuto probabilmente, se non in prima persona, ma quasi. Naturalmente all'interno di questo contesto l'analisi non deve comunque in un certo senso passare in secondo piano, e naturalmente dal momento in cui si ha una situazione critica rispetto appunto a quello che troviamo oggi all'interno del paese, bisognerebbe comunque ragionare anche non dico all'interno di un framework completo e perfetto, ma che tuttavia aiuti in un certo senso a inquadrare perlomeno la situazione in maniera diversa e per una soluzione. Il presidente Fassino prima appunto schematizzando riportava un po' a queste tre possibilità, una di fatto scartata perché sarebbe riconoscere di fatto il governo dei talebani, che strategicamente, anche appunto pensandola in maniera strategica, non può aiutare di fatto. Abbiamo visto con tantissime questioni, non solo quella afghana, pensiamo alla questione palestinese, che ormai sono 70 anni che l'abbiamo davanti e probabilmente nonostante tutti gli sforzi non è mai stata risolta, ma anche altre questioni. Di fatto in questo ultimo periodo, soprattutto dall'insediamento, chiamiamolo così, del governo talebano, sono stati fatti dei passaggi condivisibili o meno, ma che tuttavia sono stati fatti. E la situazione nel paese la conosciamo tutti. Tuttavia è anche importante capire un po' sotto il punto di vista dell'analisi quali sono appunto poi gli avvenimenti che hanno contraddistinto quest'ultimo periodo. Penso che Francesca Manenti in questo contesto ci potrà un po' aiutare, ripercorrendo un po', ecco, appunto questi ultimi mesi, se così possiamo chiamarlo, di governo talebano. Prego Francesca, a te la parola. Grazie mille, e innanzitutto grazie per l'invito, perché mi unisco un po' a quello che è stato il pensiero dominante finora di chi mi ha preceduto nel dire che è sempre fondamentale parlare di Afghanistan, perché purtroppo si ha la tendenza spesso e volentieri di dimenticarci di quello che sta succedendo nel paese. Purtroppo l'abbiamo visto, diciamo, negli ultimi 20 anni a questa parte, nel senso che la guerra in Afghanistan, così come la conosciamo noi, è iniziata nel 2001 e per moltissimi anni è stata, prego di scusarmi il termine, ma un po' il figlio minore delle guerre che interessavano i paesi occidentali, nel senso che si parlava sempre moltissimo di tutte le crisi che accadevano dalle altre parti del mondo e nelle altre regioni, e poi in Afghanistan, là dove c'era effettivamente comunque una presenza internazionale,
si tendeva sempre a considerarlo ormai un conflitto prolungato. C'era difficoltà nel capire effettivamente quanto fosse urgente la situazione e quanto effettivamente ancora avesse un impatto fondamentale sia sulla popolazione afghana sia a livello regionale e internazionale. E purtroppo questa dimenticanza è stata forse alla base delle scelte politiche che poi hanno portato al disastro a cui tutti hanno assistito lo scorso agosto, nel senso che quello che è successo ad agosto è stato forse un'accelerazione, ma inevitabilmente un risultato di un processo che non era iniziato 6 mesi prima, non era iniziato 1 anno prima, ma che aveva delle radici, è già stato ricordato, un po' in tutta la gestione, se così vogliamo chiamarla, politica del processo intraafgano, e che poi ha avuto un po' il culmine in quelli che sono stati i negoziati di Doha, nel momento in cui gli Stati Uniti hanno in qualche modo aperto alla possibilità di un dialogo diretto con i talebani, escludendo le forze politiche afghane, che non volesse dire semplicemente il governo di Kabul, ma a 360 gradi, insomma, degli esponenti politici che fossero altri rispetto all'insorgenza, hanno cambiato gli equilibri all'interno del paese. Stiamo parlando di un processo politico che di fatto per la prima volta ha dato un riconoscimento, che ora non è ufficiale ma che in quel momento era fondamentale, a un gruppo, i talebani, che fino a quel momento erano il gruppo di insorgenza. È stato un processo ovviamente che da parte americana molto probabilmente è stato interpretato come necessario per poter mettere un punto alle ostilità sul terreno e quindi idealmente andare a ricostruire un quadro all'interno del quale ci si potesse sedere, parlare e ricostruire poi effettivamente il paese su diciamo dei presupposti diversi. Questo ovviamente diciamo che possiamo dirlo da ben pensanti, se non vogliamo vedere un po' i punti più scuri, o comunque non vedere l'altro risvolto della medaglia, ossia la necessità di parlare con i talebani per terminare l'impegno internazionale nel paese, perché poi brutalmente, forse appunto è brutto a dirsi, ma questo è stato: l'accordo con i talebani era necessario per creare delle condizioni tali per cui l'esperienza delle forze internazionali nel paese terminasse. E quindi è stato un po' interessante, se così vogliamo dire, sentire ad agosto, quando ci si stupiva moltissimo del fatto che in soli un solo mese e mezzo, da maggio insomma al 25 agosto, effettivamente ci fosse stato il completo collasso delle istituzioni della Repubblica Islamica d'Afghanistan e ci fosse stato un ritorno dei talebani. In realtà così sorprendente non era e non è stato, semplicemente forse i tempi erano più veloci di quanto ci si potesse aspettare, ma i fattori e i segnali erano già diciamo tutti presenti all'interno del paese, perché comunque il governo afghano, che doveva essere un governo di unità nazionale, non era minimamente un governo di unità nazionale, non era in grado di rappresentare diciamo quella interfaccia istituzionale o quell'apparato istituzionale che potesse effettivamente essere riconosciuto come tale dalla popolazione e che rappresentasse un po' l'autorità politica. Nel frattempo i talebani sono stati particolarmente abili a vincere, se così si può dire, i cuori di una parte della popolazione che magari anche insoddisfatta con la gestione della Repubblica afghana ha visto nei talebani quantomeno un'alternativa nazionale, un'alternativa afghana, e quindi nel momento del bisogno sono stati pronti a supportare, magari non operativamente ma logisticamente, l'avanzata dei talebani. Si è parlato spesso in questi ultimi mesi della capacità politica di parte della leadership talebana di andare a stringere dei legami, dei rapporti di cooperazione con tutta una serie di ambienti e di potentati locali che poi effettivamente hanno aperto le porte all'avanzata talebana e hanno permesso al gruppo di avanzare rapidamente, a volte senza colpo ferire in alcune città, a volte assediando e vincendo la resistenza delle milizie etniche locali che si erano armate, perché le forze di sicurezza, le forze armate afghane non riuscivano a reggere il colpo di questa avanzata. Il fatto stesso che le forze armate afghane non riuscissero a reggere il colpo era già, no, una cartina di tornasole di quanto potesse essere stato, se non fallimentare, comunque controverso tutto il processo che aveva portato al rafforzamento o alla formazione e alla preparazione di questa forza armata, che inevitabilmente scontava forse anche un po' una mancanza di leadership politica.
È un po' il dubbio, no? Il dibattito che c'è anche in Europa, perché non si fa un esercito europeo? Per fare un esercito europeo c'è necessità che ci sia una mente politica comune europea, una politica estera comune europea, per dirla, che ci sia uno Stato, un'unione degli Stati europei. Allo stesso modo, laddove non c'è una istituzione politica tale da essere riconosciuta come credibile, inevitabilmente l'esercito diventa un po' un'arma spuntata. Se mettiamo questo a sistema con il fatto che l'ormai ex presidente Ghani, a poche ore dall'ingresso dei talebani nella città, aveva deciso di lasciare, aveva deciso, ha lasciato effettivamente il paese, ci si ritrova un esercito che combatte per chi? Per cosa? Per un'istituzione che non c'è più a Kabul. E quindi questo ha accelerato in qualche modo, no? La disfatta delle forze armate. Quindi tutto questo è semplicemente il prima, il come siamo arrivati ad agosto. Ad agosto c'è stata la disfatta dell'Afghanistan come l'abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni e il reinsediamento dell'Emirato Islamico, con i talebani che in un certo senso si sono trovati a dover dimostrare di essere in grado di fare i compiti a casa. Dopo essere stati per 20 anni il gruppo di opposizione, il gruppo di insorgenza, ora i talebani hanno avuto la necessità di dimostrare di essere in grado di governare effettivamente il paese, perché a volte è più facile, tra virgolette, stare all'opposizione o fare opposizione e quindi sottolineare o sfruttare tutti gli elementi di debolezza che possono mettere in difficoltà effettivamente il governo effettivo. Un altro conto è prendere le redini del paese e dimostrare in qualche modo alla comunità internazionale di non essere più i talebani degli anni 90, ma di essere qualcosa di nuovo che effettivamente possa garantire la stabilità del paese. Che fossero talebani nuovi, ovviamente non possiamo minimamente pensarlo, banalmente perché la maggior parte del governo, dell'attuale governo, ancora sembrerebbe ad interim, dell'Emirato Islamico in realtà è fatto dalla vecchia guardia dei talebani. Sono esattamente gli stessi talebani che prima combattevano in Afghanistan e ora sono al governo dell'Afghanistan. Che cosa è successo? Molto probabilmente c'è stata la volontà di dare un segnale politico. Dopo anni trascorsi a fare i diplomatici a Doha, tornare in Afghanistan e dimostrare di essere pronti a assumersi la responsabilità di essere un interlocutore per non solo e forse purtroppo non tanto la popolazione afghana quanto per la comunità internazionale. Però i talebani si sono, o meglio, chiamiamoli così, i talebani di Doha, quelli che hanno gestito il processo politico con gli americani, in prima istanza, che sono stati, che il nocciolo duro, rappresentano tuttora il nocciolo duro del governo, si sono trovati a dover gestire una serie di problematiche in questi mesi, in questi 7 mesi. Innanzitutto un problema di coesione interna. Era già stato ricordato all'inizio di questo incontro, quando parliamo di talebani non possiamo parlare di un monolite. Non esistono i talebani come un'unica entità. È un gruppo formato da moltissime anime che era spinto ad una forte coesione, forse inizialmente quando c'era, no, il leader carismatico Mullah Omar, e che alla morte di Mullah, dopo la morte del Mullah Omar ha assistito ad un moltiplicarsi delle fazioni interne. Sicuramente Farhad Bitani ne sa molto più di me da questo punto di vista. Quindi, giusto per non scendere nei dettagli, ma per dare diciamo, delle linee guida, delle chiavi di lettura, arrivare al governo e avere ancora un gruppo fortemente diviso all'interno delle proprie anime per lotte di potere interno rappresentava per il consiglio, il gruppo politico, un problema di effettiva sostenibilità dell'esperimento del nuovo Emirato Islamico, chiamiamolo Emirato Islamico 2.0, anche se purtroppo questo 2.0 è determinato solo il passaggio temporale di 20 anni più che da una propria vera evoluzione, no, metodologica e, se vogliamo, confessionale delle istituzioni dell'Emirato. Quindi il primo problema è stato ricomporre a sintesi tutte le varie anime che erano formate dalle due grandi fazioni interne al Consiglio politico, lo ricordava Farhad Vitani prima, gli Haqqani, che hanno non sono nati come endemici all'insorgenza talebana, ma lo sono diventata nel corso del tempo. Sono anche un po' l'anello di congiunzione, se così vogliamo dire, tra i talebani e Al-Qaeda. Lo sono stati per tutti questi anni e adesso sono una delle colonne portanti del governo. L'altra grande fazione è la famiglia
della famiglia Omar, e quindi il figlio Yacoub e tutti i seguaci che vedono, riconoscono un po', no, l'erede legittimo e colui che è in grado di trarre un po' l'eredità del padre, del fondatore del gruppo, che sembra essere stato un po' quello, vogliamo chiamarlo lo stratega, comunque la mente degli accordi politici fatti da maggio ad agosto, che ha permesso effettivamente ai talebani di fare quell'avanzata così rapida a cui tutti abbiamo assistito. Ma c'era poi un'altra parte di insorgenza che bisognava ricondurre a sintesi, fatta da comandanti militari che magari non avevano un posto all'interno del consiglio politico, o che peggio erano stati cacciati dal consiglio politico, avevano preso le distanze dal consiglio politico proprio per divergenze relative alla spartizione dei poteri, però erano comandanti, o sono tuttora comandanti militari, particolarmente influenti. Pensiamo solo alle zone occidentali o alle zone meridionali, che rappresentano comunque, no, delle aree che per i talebani sono importanti, perché magari là non hanno la propria base popolare di sostegno, e quindi riuscirla a controllare militarmente è sempre un buon vantaggio. E come è stato possibile mettere o cercare di ricondurre a sintesi tutte queste anime in un momento in cui il ritiro delle forze internazionali ha fatto venir meno il nemico comune, e quindi un po' il grimaldello che poteva effettivamente mettere tutti d'accordo e dare un senso comune alla militanza? La soluzione è stata dare una seggiola a ciascuno all'interno del nuovo esecutivo, che in questo modo è diventato una sorta di strumento per vincere le resistenze delle varie fazioni e dare in un certo modo una sorta di ricompensa per tutto quello che era stato fatto non solo negli anni precedenti, ma soprattutto in quelli che potrebbero essere gli anni a venire. Questo inevitabilmente però ha creato un problema, diciamo, di capacità amministrativa dello Stato. Se creo i presupposti del nuovo governo su una base di spartizione di poteri di comandanti militari e magari tralascio di includere delle persone che effettivamente sappiano gestire la cosa pubblica, mi trovo poi appunto a dover affrontare la crisi economica, la crisi umanitaria peggiore, o una delle peggiori insomma per la storia del paese, senza avere le capacità tecniche per farlo. Ovviamente stiamo parlando di cavilli, perché, e questo è il secondo grande problema, la situazione umanitaria ed economica del paese in questo momento in Afghanistan è devastante. Giusto per dare qualche dato, sembra che entro la fine dell'anno circa metà della popolazione afghana sarà al di sotto della soglia di povertà, che ci saranno circa 23 milioni di afghani che non riusciranno ad avere accesso alle risorse alimentari, e che circa 5 milioni soffriranno di malnutrizione. Sono dati, sono numeri, sono crudeli e crudi nella loro semplicità, ovviamente sono approssimati, sono delle stime, ma danno ben idea della situazione drammatica a cui ci si trova di fronte. L'Afghanistan era già, prima dell'arrivo dei talebani, questo, no, sempre per rientrare un po' nella logica per cui il problema non è adesso, il problema di adesso deriva da una situazione che eredita da diversi anni di difficoltà e di problematicità, era già uno dei paesi più poveri d'Asia. Ovviamente poi l'Afghanistan, come tutti gli altri paesi al mondo in questi ultimi 2 anni, ha dovuto affrontare il Covid. E la pandemia in un paese già così fortemente esposto a tutta una serie di fattori di criticità ha reso la situazione ancora peggiore, soprattutto da un punto di vista sanitario e inevitabilmente anche da un punto di vista economico. A questo si aggiunga il fatto che con l'arrivo dei talebani, inevitabilmente, lo si ricordava prima, lo ricordava il presidente Fassino, la comunità internazionale si interroga ancora su che cosa fare. Si riconosce il governo dei talebani? Non si riconosce il governo dei talebani? Per ora la risposta è no, non si riconosce il governo dei talebani, e ciò significa che la presa forzatamente militare dei talebani del potere ha fatto sì che si interrompessero gli aiuti internazionali per un periodo all'Afghanistan, e ora anche adesso non sono completamente ripresi. Stiamo parlando però di un paese che per moltissimi anni è dipeso fortemente dagli aiuti umanitari. Negli ultimi anni il 40% della capacità di spesa pubblica afghana derivava dagli aiuti umanitari. Gli aiuti umanitari erano fondamentali per sostenere dei settori fondamentali come l'istruzione, come la sanità. Senza quegli aiuti umanitari, inevitabilmente il sistema ha iniziato a
quindi il deterioramento del sistema è stato molto più accelerato. Quindi per chiudere e non rubare insomma troppo tempo, ora effettivamente ci si trova davanti a questo problema, come risolvere la situazione, che non significa solo come la comunità internazionale debba politicamente approcciare l'Afghanistan, ma che inevitabilmente significa come mettere a sistema il problema politico che si è presentato con l'arrivo dei talebani, con la crisi umanitaria ed economica in corso nel paese, perché poi, sì, è già stato ricordato, i paesi sono fatti di persone, di popolazioni, e quindi noi possiamo discutere, no, di quanto sia effettivamente sostenibile il governo dei talebani, ma poi chi ne fa le spese sono le persone sul terreno. Ora i punti già li ricordava il presidente Fassino, ma i punti interrogativi sono questi da affrontare. Un governo talebano, esclusivamente un governo talebano, sembra poco sostenibile, o meglio, sembra poco sostenibile per la comunità internazionale riconoscere effettivamente un governo talebano, esclusivamente talebano, perché non sono stati fatti dei passi in avanti in termini di riconoscimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali che erano state chieste ai talebani per poter, insomma, garantire una prima apertura in questo senso. Quanto effettivamente i talebani saranno disposti ad aprirsi alla cooperazione o al dialogo con le altre forze politiche, in questo momento rimane un grande punto interrogativo. Forse questa potrebbe essere la strada più sostenibile per la comunità internazionale, ma non si sa poi effettivamente se più sostenibile per le forze politiche intra-afghane, insomma per il dialogo intra-afghano. Che cosa sta succedendo in questo momento? In cui purtroppo la comunità internazionale è nuovamente distratta, i talebani stanno andando a bussare le porte dei propri partner regionali, o meglio degli stati che stanno in quella regione e che, volenti o nolenti, dell'Afghanistan non si possono dimenticare perché ce le hanno alle porte. Quindi parliamo ovviamente del Pakistan, parliamo ovviamente dell'Iran, parliamo ovviamente dell'Asia centrale, parliamo della Turchia e del Qatar, che si sono ritagliati un ruolo crescente, ma parliamo anche di Cina e parliamo anche di Russia. Questo perché mentre noi siamo impegnati su altri fronti, inevitabilmente purtroppo siamo impegnati su altri fronti, comunque tutta la questione dell'Afghanistan va avanti, e come effettivamente, quale strada questa l'Afghanistan imboccherà nel prossimo futuro dipenderà un po' anche da quanto effettivamente riusciremo a ricordarci che l'Afghanistan non è isolato, per quanto a noi sembri geograficamente distante, ci sono moltissimi fattori di interconnessione. Immaginiamo solo anche alle ripercussioni che la questione in Ucraina, ne avete parlato in apertura, può avere a livello internazionale e può avere anche sull'Afghanistan. La destabilizzazione di questa regione potrebbe passare, insomma, anche dal nostro essere indaffarati su altri tavoli in questo momento e non vedere che in realtà le cose potrebbero essere un po' più interconnesse. Io mi fermo e vi ringrazio molto per l'invito. Grazie Francesca per l'intervento. Naturalmente, appunto, prima di lasciare la parola all'ambasciatore afghano, e in realtà sì, siamo di fronte nel frattempo che, appunto, siamo tra virgolette distratti dal contesto in cui ci troviamo. Appunto, l'Ucraina penso che sia abbastanza al centro del dibattito. Tuttavia, come avevo anche accennato un po' nell'introduzione, avevamo visto già alcuni mesi fa uno degli effetti che stiamo vedendo anche, appunto, con l'Ucraina adesso, che ha avuto la guerra in Afghanistan, che era quella appunto con i migranti, i rifugiati che erano al confine tra Bielorussia e Polonia, ma anche altri, appunto, altri effetti che sono poi soprattutto legati alla popolazione. In questo ultimo periodo, appunto, si sono avuti, gli Stati Uniti avevano intavolato gli accordi di Doha, e nel frattempo vedevamo ad Oslo, ad esempio, Oslo ritorna, probabilmente in un contesto diverso, ma Oslo ritorna, come era stato protagonista nel 93 tra Israele e Palestina, ritorna oggi con i talebani, dove appunto si stanno avendo anche lì dei colloqui tra Stati Uniti, Unione Europea, e proprio per introdurre l'ambasciatore che oggi è con noi, Khaled Ahmed Zakria, e appunto il focus dovrebbe essere proprio, appunto, nel
quasi da un punto di vista, l'intervento dell'ambasciatore appunto sarà da un punto di vista proprio quasi in contemporanea a quello che sta succedendo, che sono appunto i colloqui che si stanno avendo ora ad Oslo. Faccio un piccolo switch in inglese per introdurre appunto l'intervento dell'ambasciatore sarà in inglese, ma penso che sia più o meno comprensibili ai più. So thank you, His Excellency Ambassador Khaled Ahmed Zakria. Thank you for being with us and for your presence. We strongly think that your presence here could enrich the discussion. I've tried to send you a little summary of what we said during our meeting, and we just want to have your contribution from an official in our field. We say the information from the an institutional point of view. So I just talk about what is happening now in Oslo between the Taliban, the new government, and the US and the European Union as well. So maybe we can you can introduce this issue and gave us your point of view. Thank you. Well, thank you very much, man. I wanted to say hi to my our good friend, the president of CESPI, to you, and also to our participants. And thank you for sending me a synopsis of what has been exchanged. I wish I would have been able to speak Italian, but from what you have sent to me, it's very interesting. I actually prepared something very academic, but I will let that go. And I will go ahead and engage today on a couple of very important issues. Issue number one, I think it's very important, is the issue, what are the problematics of the Taliban regime right now, currently in Afghanistan? And those problematics are more of a legal and political, stems from that. And then I'm going to talk about more of a pragmatic approach. What do we need to do? What is the way forward? I think that is very, very, very important. As far as the problematics are concerned, everyone spoke about it, but what troubles the Taliban currently in Afghanistan is the lack of what we call internal and external legitimacy, which is very, very important. The lack of internal legitimacy, as you know, stems from the fact that they do not have a state. Specifically, they do not have a ratified constitution in Afghanistan. That is a very important problem that they are faced with. Though they have adopted so-called the constitution of the constitutional democracy during King Mohammed Zahir Shah, but they don't have a ratified constitution. The second issue that they are faced with is they don't have functional institutions. So they lack what we call performance legitimacy. First one is constitutional lack of legitimacy, and second one is performance lack of legitimacy. Third, what is very, very important is they don't have diplomatic legitimacy because they don't have access to the Islamic Republic of Afghanistan's missions abroad. And fourth, of course, what is very interesting at least from our perspective, is that they lack sovereignty and independence, as Farhad alluded earlier, in some form or shape. Because at the end of the day, they basically receive most of their foreign policy directives from their client state, Pakistan. They do not believe in a government of bureaucracy, which makes their job much more difficult, because their ideal is based on having an Islamist insurgent movement. And of course, what makes this more problematic is that Taliban 1.0, it was very different from Taliban 2.0. Let us not forget, Taliban 2.0 is an imminent threat for not only for the region, but for beyond, because of the interlinkages. Prime example is intermarriages. The new breed is a mix of Afghans and other groups in Afghanistan. Prime example is Anas Akhani, mom Yemeni, father Afghan.
So this is has become what we call a transnational movement that goes beyond the borders. So they have what is called an expansionist zeal for Afghanistan. Last but not least, what is very important is that the Taliban, they lack internal legitimacy because of what? Because they say to the population of Afghanistan, listen, we have control of the entire territory and we have provided you with physical security. Their concept of social contract, Rousseau's social contracts, has become juxtaposed. It has become, they have deconstructed that by saying, we will provide you with physical security. You in turn provide us with what? With your commitment and loyalty that you will basically abide to our interpretation of Islam, our way of Sharia. Now, therefore, they don't have a codified, they don't have a what we call a white paper foreign policy. This is a main problem for the Taliban. And this is why the international community tries to stay away from their recognition. Mainly, again, let me repeat, number one is lack of internal legitimacy and basically stems from human rights violation, women's rights, girls' rights, minority rights have been violated. And secondly, is the threat of what we call international global terrorism. These are the two main concerns of the international community. Now, let me go ahead and give you three very interesting scenarios that, of course, President Fassino somehow talked about. We strongly believe engagement is a must. We must engage with the Taliban. The first few weeks when I had my interviews, I was very concise and clear. I will never work for the Taliban regime, and I stand on that. And secondly, I always said that we need to continue to have operational engagement with the Taliban. I encouraged the Italian parliamentarians from the first day in order to protect the people of Afghanistan because of the humanitarian catastrophe of epic proportion, we need to continue to engage the Taliban as it relates to humanitarian assistance, humanitarian evacuation. So that is a must. However, the second aspect of our logic deals with what we call political engagement with the Taliban. How do we need to proceed with that? We have three options right now in Afghanistan. Option one is submission. We can go ahead and submit to the Taliban's regime, not only the people of Afghanistan, but also the international community. We can just say, okay, we accept your terms and condition. We recognize you. You are the legitimate, state of Afghanistan. Proceed. Submission is not good, not only for the international community, but also for the people of Afghanistan. Sooner or later, this will lead to war. The second option that some people espouse and support is to support military opposition against the Taliban in Afghanistan. Now, this also, in my opinion, leads to bloodshed, and it is what I call a vicious cycle. We've been fighting the Taliban for the past 20 years. And guess what? Even if we defeat the Taliban through some sort of military opposition in Afghanistan, at the end of the day, they will go back to Pakistan, they will regroup, and they'll come back. So this is a vicious cycle. This is not going to be, in my opinion, it would lead to very dire consequences of bloodshed, but it would be the repetition of the same thing we've done the past 20 years. What is option three? Option three is the restart of the intra-Afghan negotiations with the Taliban based on the UN Resolution 2513, which is, of course, a manifestation of the Doha agreement. I know Doha agreement is not very much liked here in Europe, but at the end of the day, that Doha agreement was basically supported to that UN resolution. Now, the question is, this is a desirable option, but is it a feasible option? This is the question. I certainly think at this critical juncture, it is a feasible option as well. Now, the Taliban are looking for five very important things. Number one is recognition.
diplomatic recognition. Number two, the Taliban are looking for delisting the names of their members of their group from the UN and US sanction and blacklist. Third is unfreezing Afghanistan's assets and directly sending it to the Taliban via the Central Bank of Afghanistan. Fourth is receiving international development aid, you know, from the international community. And last is not supporting any military opposition in Afghanistan against the regime. This is the five things that they want. And these five things are not in order of importance. Some are more, I think, needs more priority, according to them. Some are not so important. And of course, the international community, as I said earlier, as I alluded earlier, wants two things: human rights protection, and second, counterterrorism guarantee from the Taliban, that Afghanistan's territory will not be used in any form or shape against other nations in the world. Now, by seeing these five demands and the demands of the international community, and also the Islamic Republic of Afghanistan's demands the same thing, how are we going to be able to persuade and convince the Taliban to come to the negotiation table? Of course, that is where diplomacy plays a very important role. We talk about soft powers, we talk about hard powers, but I think we should utilize what I call smart power. Smart power is very important, okay? And we have an array of instruments in our possession to use them. Now, the question is, who is going to employ these diplomatic instruments? Who? Which party? Well, we know the United States of America is not very much, you know, doesn't have an appetite for Afghanistan, to get involved in Afghanistan again so much, aside from sending, you know, their special representatives here and there and making some remarks. That's one. The US doesn't have an appetite for it. The regional countries have what we call competing interests in Afghanistan. So they are not going to be able to coalesce their ideas and come together to pursue this intra-Afghan, or at least push this intra-Afghan. This leaves us with one important entity in the world, EU. European Union, I think, can play a pivotal role. Why? Number one, EU is very much respected by the people of Afghanistan. Number two, aside from Russia, most of our regional partners, our natural and near neighbors, are very copacetic with the EU, leading this very important mission. And third, even the Taliban are not so alienated toward the Europe. The Taliban have been very, accepting when it comes to the EU's involvement in Afghanistan. And fourth, I think if the EU will take this lead, the United States and somehow will follow. This is what we strongly believe, that this juncture, and where we have already submitted, the Islamic Republic of Afghanistan has already submitted a proposal to the Italian authorities, also to the German authorities. We've also submitted our proposal to other countries around the world. Now, that is, I think, at the end of the day, recognition is not a thing. Now, President Fassino talked about inclusive government. What do we mean by inclusive government? You know, we strongly believe that inclusive governance or inclusive government should be a manifestation of a constitution, okay? We strongly believe that in order for us to make sure that there is a check and balance on the Taliban, we need to work this intra-Afghan negotiation. One of the most important premises of our discussion should be the formation of a new constitution. And this constitution can safeguard, you know, the interests that we've spoken about, mainly human rights protection, and also making sure that Afghanistan will not become a breeding ground for terrorism, not only in Afghanistan, but
in the region. Thank you. Thank you, dear ambassador. So, giusto per un attimo riassumere le parole dell'ambasciatore, ma in realtà ha introdotto il tema della legittimità, sia interna che esterna, che il nuovo governo, emirato, come vogliamo definirlo, ha all'interno sia del paese, ma anche agli occhi dei paesi, degli attori internazionali. E naturalmente questo governo, come appunto per riprendere le parole dell'ambasciatore, ha tre diverse criticità. Innanzitutto un'impalcatura istituzionale che non gli consente di fatto di portare avanti determinate, anche volendo, determinate politiche. E in secondo luogo l'assenza poi per le relazioni internazionali di corpi diplomatici che possono in qualche modo intraprendere delle azioni di dialogo in un certo senso, e poi a livello interno le leggi che tra virgolette hanno portato avanti all'interno del paese, che più o meno tutti conosciamo, soprattutto quelle relazioni poi alle donne, ma anche appunto poi dal punto di vista economico-sociale. E naturalmente ha parlato del movimento dei talebani come un movimento anche transnazionale, ha di fatto citato alcuni elementi del nuovo governo che di fatto arrivano anche da altri paesi e che hanno importato all'interno del paese un determinato pensiero anche in un certo senso. Rispetto ai tre scenari che prefigura, che sono molto simili a quelli che aveva messo in campo il presidente Fassino, ovvero quello di riconoscere e sottomettersi di fatto ai talebani, quindi riconoscere un governo, vi riconosco la vostra legittimità e poi appunto farmi governare, in un certo senso una cooptazione a soggettamento. Una seconda opzione che era quella della resistenza armata, una resistenza armata però che lui non si augura di fatto, perché non farebbe nient'altro che peggiorare la situazione, e il paese comunque ha avuto già diverse, insomma, vive da diverso tempo in uno stato di violenza continua. E poi appunto invece una terza opzione, che probabilmente potrebbe essere quella che è più ottimale, è quella di innanzitutto di tavolare un dialogo intra-afghano, cioè quello che di fatto anche Francesca Manenti diceva all'inizio, che a Doha erano stati fatti fuori, diciamo, tutte le maggiori o le principali forze politiche e attori politici del paese. E questo in un certo senso è quello che si auspicava un po' anche l'ambasciatore. Rispetto al punto di vista internazionale, chi è che dovrebbe in un qualche modo a livello esterno prendere un po' le redini per promuovere una sorta di riconciliazione, se così possiamo definirla? Ma innanzitutto gli Stati Uniti hanno ormai una cattiva reputazione all'interno del paese e nonostante tutto non sono ben visti dalla popolazione. I paesi regionali, quindi quelli vicini, ma anche che sono stati coinvolti recentemente, il Qatar, la Turchia, ma anche poi quelli vicini, il Pakistan, eccetera, eccetera, beh, di fatto hanno i loro interessi nel portare avanti la questione, appunto, un processo di, se vogliamo chiamarlo, appunto, politico intra-afgano, e quindi che potrebbero in un certo modo influenzare negativamente il meccanismo politico. Beh, l'unico attore, dice l'ambasciatore, che è l'Unione Europea. L'Unione Europea perché, al contrario degli Stati Uniti, in un qualche modo non ha avuto seppur presente naturalmente, non ha avuto un ruolo così preponderante all'interno del paese, nonostante comunque le forze militari erano ben presenti, e l'abbiamo visto insomma al momento del ritiro all'interno del paese, però che gode di un'ottima reputazione agli occhi almeno della popolazione civile afghana, ed è convinto anche che dal momento che l'Unione Europea possa prendere in un certo senso l'iniziativa, allo stesso tempo gli Stati Uniti potrebbero seguirla, perché poi appunto l'Unione Europea come un attore che
non tanto neutrale, ma quanto appunto agli occhi soprattutto della, ripeto, della popolazione civile, ma anche degli attori politici, risulta ad essere meno, meno problematica degli Stati Uniti. Poi per terminare ha detto che cosa vuol dire inclusione, riferendosi anche alle, al governo inclusivo che, di cui parlava il presidente Fassino. Beh, il governo inclusivo significa che appunto mettere insieme tutti gli attori politici, però ci sono delle condizioni per mettere appunto insieme gli attori politici, ovvero che è quello appunto innanzitutto di includerli veramente, quindi non fare una sorta di Doha 2, ma soprattutto di mettere in chiaro alcuni fattori principali, ad esempio il rispetto a, appunto un dialogo aperto all'interno di rispetto dei diritti umani, piuttosto che appunto altre questioni che sono almeno in canoni di base rispetto appunto alla vita dell'individuo, che possano rispettare appunto l'individuo stesso e la libertà poi dell'individuo. Questo un po' per riassumere in modo anche molto superficiale, me ne scuso, però è delle parole dell'ambasciatore. Io non so, Daniele, se ci sono domande in chat da parte del pubblico. No, non sono arrivate domande. No, non so se appunto qualcuno dei, non so, Farhad, Francesca appunto, vogliano aggiungere qualcosa anche alla luce di quello che aveva detto l'ambasciatore. Abbiamo più o meno 10 minuti, diciamo, per concludere. Solo volevo raggiungere, se possibile, una cosa anche l'ambasciatore, come il pensa, penso che uguale, e tutti noi siamo d'accordo, è quello che in questo momento alcuni paesi pensano di fare la resistenza, di rinforzare la resistenza contro i talebani. Quello sicuramente porterà la guerra civile in Afghanistan, perché quelle residenze che fatto dalle residenze alcune sono persone che in 40 anni della crimine afghana erano loro padri oppure altre persone che a fianco sono responsabili. E loro anche le persone che sono in questi 20 anni avevano cariche importanti nell'Afghanistan, quelli che erano i primi che sono scappati e hanno abbandonato il popolo afghano. Quella porterà la guerra civile in Afghanistan, quella non sarà assolutamente la risoluzione. Anzi, se Europa, l'America pensa di nuovo di armare qualche gruppo contro i talebani, sarà una guerra civile, ma molto sanguinosa dalla guerra prima dopo 79, guerra civile. Perché in questo momento non dobbiamo dimenticare che non sono talebani del 1996 con Kalashnikov e Chabat. In questo momento hanno un armamento più avanzato del mondo a mano dei talebani. Talebani sono molto più in carico in questo momento che dal primo, perché per talebani ginocchiare il mondo, hanno ginocchiato il mondo, per loro sentono eroi, qualsiasi combattente dei talebani sono quelli che in questi 20 anni hanno fatto quindi lavaggio del cervello, e metà di loro erano in carceri più duri negli americani, sotto le torture, dove avevano 17 anni, in questo momento hanno 30, 40 anni, 38 anni, qualcosa, sono persone che portano quell'odio, quell'odio contro le persone che combatteranno contro loro, diventerà molto pericoloso. Su quello dobbiamo scordare proprio, con quello non dobbiamo. L'unico modo che dobbiamo cercare, come ha detto anche l'ambasciatore, che dobbiamo fare risolvere i problemi attraverso l'Afghani. Ma Europa deve essere un dietro del nostro popolo. Non dobbiamo più avvicinare l'America direttamente, e l'Europa deve dare l'aiuto. Un incontro fra gli afghani, mettere in tavolo fra afghani, se Europa, se i talebani permettono di costruire l'Afghanistan con aiuto umanitario, chiede aiuto umanitario, tanti riconoscimenti, tante cose, ma questo riconoscimento deve essere un scambio. Io ti riscambio questa cosa e tu devi riscambiare questi gruppi delle persone che devi mettere interno il governo, e devono fare un governo tra virgolette tecnico, un governo tecnico accettato da tutti il NIE dell'Afghanistan, perché non dobbiamo dimenticare che l'Afghanistan è un paese molto etnico, e qualsiasi paese che deve essere, qualsiasi gruppo etnico deve avere in quel gruppo, deve avere un ruolo, e in quel caso possiamo trovare la soluzione per Afghanistan. Grazie Farhad. Ecco, questo punto sul paese multietnico, appunto delle diverse etnie e componenti, l'abbiamo visto anche
in altri paesi, appunto su base etnica, settaria, mi ricorda un po' il Libano, in un certo senso, che la strategia poi fu di fatto fallimentare perché si mise molto, diciamo, enfasi sul fattore settario e alimentando anche appunto poi vari clientelismi, come appunto poi la crisi libanese ha un po' mostrato, però appunto l'importanza di tener conto di tutte le etnie, perché altrimenti insomma si rischia poi di scatenare un qualcosa anche probabilmente di diverso, ma che è sempre, sempre importante. E non so, Francesca, se tu volevi aggiungere qualcosa. Ma in realtà mi volevo unire insomma a quello che veniva detto in questo momento, perché effettivamente andare a fomentare una resistenza interna che sia tout court, diciamo armare nuovamente dei gruppi che possano fare da opposizione, veramente farebbe ricascare il paese in una nuova stagione, di l'ennesima forse stagione di guerra interna. E quindi inevitabilmente, se il pensiero degli ultimi 20 anni, ma non solo, è stato quello di andare a cercare di costruire una soluzione per l'Afghanistan, e questa volta si auspica insieme all'Afghanistan, per la stabilizzazione del paese, inevitabilmente andare a rifomentare un'instabilità interna non può essere la soluzione. Purtroppo però c'è il grande interrogativo di quanto per i talebani sia sostenibile l'idea di andare ad aprire il fronte del dialogo con le altre componenti, nel senso che ovviamente per i talebani, tra virgolette, politici, ci può essere questa la percezione di questa esigenza per rendere il governo effettivamente stabile. Bisognerà poi capire effettivamente come riusciranno a veicolare questo messaggio e questa importanza a tutta una pletora di comandanti che appunto hanno vinto la guerra, o che percepiscono insomma tutto quello che sta succedendo come la vittoria di 20 anni di insorgenza, e si trovano poi a dover spartire in qualche modo la torta con altri, diciamo, attori politici che non vengono riconosciuti come parte in causa o parte del gruppo. Ovviamente per noi sarebbe la soluzione auspicabile quella di un governo di larghe intese, per così dire. Sarebbe altrettanto fondamentale, altrettanto meraviglioso che effettivamente l'Unione Europea potesse avere l'iniziativa di questo processo. Quanto poi effettivamente gli Stati Uniti potrebbero accodare a questo processo è un altro tanto punto interrogativo, come la sostenibilità, no, della soluzione per i talebani, perché purtroppo gli Stati Uniti, almeno in questo frangente, hanno dimostrato che di questa parte del mondo non è più tra le priorità politiche dell'agenda americana. Il Pacifico lo è, tutto quello che sta succedendo, no, nell'Indo-Pacifico, con la nuova strategia, l'ha ribadito, è la nuova priorità. Lo dimostra anche la gestione da parte degli Stati Uniti di quello che succede in questi giorni con la guerra in Ucraina. Ora, se il conflitto in Ucraina dovesse cambiare nuovamente l'importanza strategica anche di questa regione per, no, una nuova conflittualità con la Russia, per esempio, forse qualcosa potrebbe cambiare, però in questo momento sono abbastanza scettica. E quindi sarebbe bello appunto che da parte europea ci fosse questo sforzo, e che ci fosse soprattutto la consapevolezza politica che si sta andando a parlare con un paese fatto di persone, soprattutto di giovani, che purtroppo nelle ultime, non voglio dire 2 generazioni, ma una generazione e mezza, non ha conosciuto il significato del termine pace, perché con uno o con l'altro è sempre stato in guerra, e quindi uno sforzo veramente a 360 gradi per non dare per scontato un percorso politico, ma farlo insieme e immaginarsi, ecco, una soluzione a lungo termine. Grazie Francesca. Sì, questo, diciamo, come conclusione, diciamo che era poi insomma il punto centrale, era poi il ruolo appunto degli Stati Uniti. Hai citato la strategia americana, appunto, no, che per la prima volta è regionale in un punto solo, appunto il Pacifico. Questo l'avevano sottolineato anche diversi esperti, appunto analizzando poi la corrente crisi in Ucraina, il fatto che questo attendismo in un certo senso americano, questo non esporsi più di tanto, beh, che di fatto, se si andasse un po' a leggere anche
appunto una strategia che hanno messo in campo, si nota questo aspetto qui, che le priorità per ora almeno sono altre e si spostano ancora più a est, e quindi nell'Indo-Pacifico in un certo senso. E io concluderei qui ringraziando a nome del CESPI chi ha partecipato come panelist, appunto, e quindi iniziando dall'ambasciatore Khaled Ahmad Zakaria, che ringrazio. Thank you very much, Ambassador. Farhad Bitani, che per la seconda volta ormai è qui presente con noi al CESPI, e ci auguriamo insomma un libro un po' più, che sia un po' più positivo la prossima volta, sperando che la situazione in un qualche modo, anche in modo molto come si dice, insomma in modo anche lieve, migliorasse un po'. Francesca Amanenti del CESI, che insomma è un nostro centro anche amico in un certo senso, che appunto con cui anche collaboriamo, e il dottor Quirico e il presidente Fassino, che ci hanno lasciati prima, ma che abbiamo già ringraziato e ringraziamo di nuovo. Grazie per la discussione e ci auguriamo insomma di sentirci, vederci e magari collaborare per prossime iniziative. Thank you very much for your presence. So I don't know if you want to have some remarks. I just, if I may, let me say very quickly, have they shown interest, the Taliban? Yes, you know, from our sources, because we are in contact. The fact that they had a meeting in Tehran, they had a meeting in Russia, they had a meeting in Oslo, they've had four meetings in Doha, they had a sort of a non-official gathering through an international organization in Geneva, is indicative of the fact that they do want to get engaged politically. And of course, the information that we have, and also the overtures that we have received from the Taliban, you know, their Ministry of Foreign Affairs to our missions, have really watered down lately. Initially, when they came in, they were very different, but lately they want to have, at least in some way or shape, they want to engage with our missions. Of course, we have basically declined, but at the end of the day, we see some sort of flexibility and also leniency from the Taliban. I think as time goes by, especially with this Ukrainian, you know, situation, I think the ground will become far more fruitful for this intra-Afghan negotiation to start. I strongly believe that we've done this. The proposal that we've prepared is, of course, based on cost-benefit analysis. We have looked at the situation, the context, and we are getting at least some, I have to be, you know, not such an optimist, but very cautiously optimistic. We've seen some signs that they want to engage politically with. Now, the question is, who do they want to engage with? Okay. I think Farhad earlier talked about, you know, Stadata and all these groups. That could be problematic. And this is why we need to provide an alternative voice, you know, to conduct alternative political figures, that they cannot say that, well, these individuals were corrupt, individuals that are no stigma attached to them. And of course, that is, again, another part of our proposal. Who is going to be able to represent the interest of the people of Afghanistan? This is very important. You know, who can play this role of this conduit, role of this intermediary, to do the talks with the Taliban. Thank you very much. And I wish you guys a very, very good night. Farajan, Shab Khosh, Madan Safarat Bey, thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Madam Menenti, bye-bye. 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 Grazie. Ancora grazie a tutti e tutte. L'ambasciatore, che per chiudere, ha detto ci sono molti meeting, ci sono molti incontri, e questo è un po' un segno di apertura da parte loro. Naturalmente bisogna vedere molti dettagli, bisogna vedere come evolverà e bisogna anche essere pronti a proporre qualcosa poi di concreto da parte nostra e di alternativo.
per chiudere appunto ringrazio infine ecco il CESPI e ci auguriamo insomma che possiamo in un qualche modo ridiscutere della questione, perché assolutamente è un punto centrale anche per appunto i progetti del nostro centro e anche di altri partner. Grazie e buona serata a tutte e tutti. Grazie a tutti e arrivederci.